Grande risultato a Firenze per l'Accademia Karate Arezzo. Come era già accaduto nello scorso mese di dicembre, la società aretina è stata l'unica tra le società toscane a conquistare medaglie in tutte e tre le specialità che hanno visto protagonisti i bambini del settore preagonistico. Questo ci fa ben sperare nel futuro, nel senso in queste piccole leve che poi diventeranno chiaramente atleti agonisti se avranno la costanza di continuare. La costanza per continuare è determinata anche da delle tipologie di allenamento che facciamo noi, perché non facciamo specializzazione precoce, quindi i bambini che vengono qui fanno un sacco di prove atte allo sviluppo delle capacità coordinative motorie finalizzate agli sport da combattimento, ma non fanno una specialità specifica o un karate specializzante. E infatti questo poi ci porta alle medaglie, proprio per questo abbiamo portato all'ultima gara circa 35 iscritti, di cui abbiamo portato 8 bambini. Di questi 8 bambini chiaramente sono manifestazioni che tutti vanno a medaglia, nel senso a tutti viene data una medaglia di riconoscimento. Poi viene fatto una somma totale delle tre specialità, che sono un percorso a tempo specifico dove c'è una prova destrutturata dove loro fanno capovolte, tuffi, salti, balzi, slalom a tempo. Poi fanno una prova più specifica che questa che vedete dietro, che è la prova tecnica al palloncino, dove praticamente loro dimostrano con calci e pugni senza toccare il bersaglio le loro attitudini tecniche per quanto riguarda il karate. E poi per i ragazzi che sono la fascia più alta, cioè quelli nati nel 2007-2008, fanno il combattimento dimostrativo a coppie. Quindi oltre che fare anche loro una prova specifica di velocità, quindi di percorso, e una prova tecnica che riguarda il palloncino, fanno il combattimento a coppie. E su questo combattimento a coppie vengono dati i punteggi. La somma dei punteggi premia la combinata e l'Accademia Karate Arezzo è andata a medaglia su tutte le tre le specialità, come ho detto prima. Infatti nei bambini classe bianco-gialla, quindi le prime cinture, Livi Brando Maria ha conquistato l'oro e Angioloni Mattia ha conquistato il bronzo. Sempre nella classe bambini però con fino a cintura marrone abbiamo avuto un ottimo oro di Lorenzo Petrini e un ottimo argento di De Francesco Cleria, quindi questo è un premio oltre che il premio di partecipazione. Nella classe fanciulli, che era la classe più diciamo ricca di partecipanti, abbiamo avuto Lodolo Michele argento e Bellucci Gabriele bronzo. Nella classe ragazzi, quindi a coppie, abbiamo avuto l'oro per la prima coppia per Eleonora Dioni e Alessandro Felicetti e abbiamo avuto un ottimo bronzo per Edoardo Biancone e Viola Verdelli. Chiaramente la competizione si è svolta con oltre 350 iscritti, quindi suddivise nelle varie specialità. Questo ci fa sperare bene in un proseguo delle nostre attività, nel senso che i bambini poi alla fine, sia con la medaglia di consolazione che con la medaglia di combinate, quindi con una medaglia più importante, sono andati via contenti, perché questo è quello che conta. La contentezza loro, e loro sono stati effettivamente felici della partecipazione a prescindere poi dal premio finale.